Voglio raccontarvi una cosa molto carina che è successa. Mi sentite? Sì, benissimo. Sì. Oh, bene, grazie. Ma ti sentiamo anche senza microfono, Gino. Il microfono l'ha ingoiato. Anche senza microfono? Dice che il microfono quando era bambino l'ha ingoiato e ce l'ha incorporato. Ho inglobato il microfono, sono nato con il microfono dentro. Allora, cosa devo dirvi? Questo film qua che mi ha fatto fare Mario Maltesi è partito con questo. Lui doveva scegliere questo, la voce per questo nuovo attore. E allora nella società c'erano alcuni attori importanti, Barbetti, Turci, Piero Colizzi, attori più importanti di me. Io facevo il doppiaggio soltanto da un paio d'anni e lui disse, no, io ho l'asso nella Monica. E questa è la ragione per cui ho fatto questo video. Vi ringrazio e voglio prendere la palla a balzo di questo film, perché poi dopo io non l'ho più doppiato. Un momento. Il film dopo era un film in cui improvvisamente Dustin Hoffman era uno studentello insieme a Mia Farrow e il film si chiamava John e Mary. Però fra il laureato e John e Mary c'è stato di mezzo l'uomo da marciapiede. Mario venne da me e molto carinamente mi disse: Gino, non te lo posso far fare. Per questo film, malgrado sia lo stesso attore, ho bisogno di un doppiaggio di uno sporco, di uno più vero, uno non come te, che sei così, tra virgolette, elegante, carino, gentile, no? Pure ho bisogno di uno sporco, e fece la fortuna di Ferruccio Avendola. Dopo quel film lì, l'uomo del marciapiede, venne quell'altro di cui vi ho detto, quello con Johnny Mary. E allora a quel punto lì dice: a chi lo facciamo fare? In società era nella CDC, a chi lo facciamo fare? A Giro la Monica oppure a Ferruccio Avendola, che è un successo strepitoso con una cosa. E la direttrice, in quel caso la direttrice, non era il direttore, volle fare i provini. E i provini erano Ferruccio Avendola, Giro la Monica e Pino Colizzi, che era il pupillo della Sicurischi, che tu ricorderai perfettamente. Bene, io vinsi il provino e feci John e Mary. Avendola venne da me e mi disse, lui parlava al di là del doppiaggio, parlava in romano stretto, ciao, ma hai fregato il personaggio? E dico, no, ma hai fregato di tutto. Perché il laureato ho fatto prima io, poi lui ha fatto prima. Poi che cosa è successo nella vita? Che lui ha continuato a fare, la stenografia ha continuato a fare dei personaggi molto carini, faceva l'indiano, quello di 123 anni, bellissimo, che si chiama il piccolo grande uomo. Piccolo grande uomo. Cioè, Arnold Vega, come avrebbe detto Mario, Gino, la tua voce non era adatta, andava bene per il laureato, e a me mi sta bene così. Ho fatto il laureato, che ha dato uno slancio alla mia carriera impressionante. C'è stato un periodo in cui, per presentarvi, bastava dire questo. Dice, ma chi è questo che vuole? Ha fatto il laureato? Ah, beh, allora. Mi ricordo che vinsi anche un provino come attore, i Remoni, con Sandro Borgia, 1970, avevo doppiato il laureato 2 anni prima. Con Gianni Santuccio? Sì, con Gianni Santuccio. Sei tutto tu. Vinsi il provino perché feci, mi chiedono a fare immagine il venerdì sera e io andai il lunedì a fare questo provino e avevo imparato tutto a memoria. Sandro Borgia mi fa questo provino e io lo incido tutto con la sicurezza della giovane età. Lui viene da me e mi fa: aveva una voce un po' così, Sandro Borgia, hai sbagliato tutto. Io mi sono sentito morire. Ora te la leggo io tutta la parte e tu me la rifai. Io, che ero già abituato al doppiaggio, quindi sapevo cambiare, sapevo fare le intonazioni, improvvisamente non avevo bisogno di andare di là in camerino a studiarmi la parte. Lo sentii e io lo feci come voleva lui. E un funzionario televisivo che stava accanto a lui, Sandro, disse: ma quanto è bravo questo ragazzo, ha fatto il laureato. quindi il laureato è diventato, grazie Mario, il laureato. Grazie.
Applausi, il laureato è stato il mio biglietto da visita, il mio avvio per una carriera che dura tuttora, come diceva Maria Pia. Non siamo vecchi, siamo soltanto leggermente maturi. Siamo maturi. Certo, non posso rifare il laureato, questo mi pare evidente. Però io ho fatto un altro film. Allora, questa frase qui, signora Robinson, lei sta cercando che si durmi, pare che sia fra le prime 20 frasi americane del cinema americano più famose in America. Pensate, la più famosa di tutte, via col vento, scena finale, cicoli che tu perché via col vento, francamente me ne infischio. E questa è la più agevole. L'altra frase, signora Robinson, lei sta cercando di sedurmi. E l'altra ancora è quello che ho doppiato sempre io, in Guerre Stellarie, che la forza sia con te. Anche quella fra le prime 20 frasi. Quindi sono qui da voi e sono fra le frasi più famose del cinema americano, le ho fatte io. Grazie e arrivederci. Grazie Gino, grazie, Gino la voglia. Grazie.